Questo programma è offerto da Figrazzi, oggi nel primo pomeriggio i funerali di Antonino Locascio. Palermo, scontro in corso Calatafimi. Sicilia, ripartiranno a breve i corsi di formazione regionali. Palermo, Amor Librorum, mostra di stampe e libri antichi e rari. Figrazzi, oggi nel primo pomeriggio i funerali di Antonino Locascio. Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 i funerali di Salvatore Locascio presso la chiesa Sant'Atanasio a Figrazzi. Il ragazzo 31enne, che non era sposato, lavorava nella parafarmacia del paese di proprietà del padre. Era molto conosciuto in paese, gli amici e i familiari non credono ancora a tutto questo. Una delle sue più grandi passioni era il calcio. Proprio questa passione è risultata fatale. Infatti, durante una partita di calcio, si è improvvisamente disteso per terra a seguito di un arresto cardiaco che alla fine lo ha portato via. Bagheria, incidente, ferito un motociclista. Incidente ieri intorno alle 18 a Bagheria, tra Via Rossi e Via Costanza d'Altavilla. Ad essere coinvolti una donna anziana a bordo di una Suzuki Ignis e un giovane ragazzo su un Honda SH125. È stato quest'ultima ad avere la peggio, come spesso accade negli scontri tra un'auto e una moto. Da una prima ricostruzione la donna, proveniente da Via Rossi, si accingeva ad attraversare l'incrocio con la sua auto. Il ragazzo, invece, che proseguiva in direzione opposta, forse a causa dell'elevata velocità, non è riuscito a fermarsi in tempo, prendendola in pieno. Grande il boato e soprattutto lo spavento. Il ragazzo è rimasto ferito, ma le condizioni non dovrebbero essere gravi. Qualche frattura o contusione. Fortunatamente, subito dopo l'incidente, è rimasto immobile sull'asfalto e ha chiamato i suoi cari. Per l'anziana signora, invece, solo tanta paura. Immediato l'arrivo del 118 e della polizia municipale. Il ragazzo è stato trasportato presso l'ospedale Bucchieri La Ferla di Palermo. Palermo, scontro in corso Calatafimi. Nel tardo pomeriggio di ieri vi è stato uno scontro tra due autovetture. All'incrocio tra via Marinuzzi e corso Calatafimi, all'altezza dell'OVS, una Ford Fiesta grigia si è scontrata contro una Opel Agila di colore blu, che è andata a finire a pochi metri dalla vetrata di un negozio del corso. Pare che alla guida della Fiesta vi fosse una giovane donna neopatentata. L'impatto è stato abbastanza violento, infatti è andato distrutto il cofano anteriore dell'autovettura, tanto da attivare l'airbag. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale. Lo scontro ha occupato per più di due ore il centro della carreggiata di corso Calatafimi, mandando in tilt il traffico. Fortunatamente nessuno dei passeggeri ha riscontrato gravi lesioni. Mafia, sequestro di beni per l'imprenditore Bordonaro. Ammonterebbe a 5 milioni di euro il sequestro di beni operato dalla DIA di Palermo, a cui vanno sommati i precedenti 16, sequestrati nei procedimenti precedenti, per raggiungere la cifra di ben 21 milioni di euro. L'imprenditore palermitano Giuseppe Bordonaro, di 55 anni, ha operato per diverso periodo assieme ai suoi familiari, al padre, ora deceduto Salvatore, e ai fratelli Pietro e Benito, tutti accusati di aver intrattenuto rapporti con esponenti mafiosi di spicco come Angelo Sino per la concessione di appalti. Per la cava Bordonaro, che commerciava uno dei marmi più pregiati e rari conosciuto come la pietra Bigliemi, scatteranno i sigilli di rito. Palermo, il caso delle acque inquinate a Borgo Nuovo. Il neo presidente dell'AMAP, Maria Prestigiacomo, ha dichiarato: non c'è alcun problema per l'acqua a Borgo Nuovo. Lo ha detto ieri sera intorno alle 18 tramite comunicato stampa. Pare che quella del sindaco sia stata un'eccessiva misura precauzionale. L'allarme dunque è rientrato, anche se la presenza dei microbi nell'acqua non è stata ancora giustificata. Pietro Mercurio, a capo dei laboratori dell'azienda partecipata, conferma il cessato allarme, ammettendo che il numero dei batteri riscontrati nei controlli dell'ASP non era molto significativo e che gli stessi batteri trovati potrebbero avere origine ambientale. Se il caso fosse stato grave, si sarebbe sospesa l'erogazione, ed invece è stata solo una misura cautelativa che ha solo creato paura nei cittadini. Adesso si attendono i risultati delle nuove e definitive analisi dell'AMAP.
Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Longi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria, mozione di sfiducia anche per Caterina Vigilia. È stata presentata la mozione di sfiducia anche per Caterina Vigilia, presidente del Consiglio Comunale Bagherese. A firmare tale sfiducia ben 10 consiglieri comunali: Gino Di Stefano, Pietro Di Quarto, Angelo Puleo, Antonio Chiello, Rosario Giammanco, Antonio Prestigiacomo, Nino La Corte, Angelo Bartolone, Filippo Maggiore e Paolo Amoroso. I consiglieri giustificano la loro azione perché la donna avrebbe ripetutamente eluso il ruolo istituzionale, mortificando sempre il ruolo e la funzione dei capigruppo, in primis non concordando la definizione di strategie comuni per il buon funzionamento dei consigli comunali, né favorendo rapporti politici con i consiglieri di gruppi politici di minoranza, denotando mancanza di volontà nel cercare di definire con tutte le forze politiche presenti in consiglio date ed orari per un sereno e proficuo svolgimento delle riunioni consiliari. Non avrebbe mai segnalato preventivamente i punti all'ordine del giorno, con l'inevitabile conseguenza di impedire la tempestiva convocazione delle varie commissioni consiliari. L'atteggiamento della Presidente è stato inoltre definito dai consiglieri come istituzionalmente e politicamente scorretto, oltre ad essere un elemento fortemente improduttivo che involge pesantemente e influenza l'intero Consiglio Comunale. Sicilia, ripartiranno a breve i corsi di formazione regionale. Saranno riattivati entro i prossimi 2 mesi i progetti di formazione regionali che avevano subito uno stop dopo le precedenti inchieste giudiziarie. Si parla di un numero di 321 corsi, tra i più rilevanti ci saranno senz'altro restauratore di mobili, esperto in marketing addetto all'assistenza dei malati, mediatore linguistico, tecnico d'impianti. Il tutto sarà coordinato dall'ente di riferimento che è il CIAPI, il Centro Internazionale Addestramento Professionale Integrato, con sede a Priolo nel Siracusano. L'iniziativa rientra nel piano giovani messo a punto dal governo e dalla regione per aiutare i giovani a trovare un'occupazione. Ciascun corso sarà rivolto ad un massimo di 18 allievi e prevederà rimborsi fino a 3.200 euro lordi. Per accedere a tali corsi bisognerà 1. Presentare le domande entro il 15 marzo con proroga al 30 marzo. 2. Avere tra i 18 e i 35 anni con una deroga fino ai 45 anni di età per alcuni corsi. 3. Essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore. 4. Le documentazioni dovranno essere consegnate presso i centri per l'impiego. Qualora il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili, i candidati dovranno allora affrontare anche una prova scritta con 30 domande a risposta multipla. Infine, per ogni allievo ammesso è prevista un'indennità di frequenza giornaliera di 4 euro al lordo delle trattenute fiscali, con la frequenza almeno del 70% delle ore. Regione, approvata la finanziaria bis. È stata approvata ieri dalla Giunta regionale la manovra da 300 milioni di euro che sarà destinata a coprire gli stipendi del Corpo dei Forestali e del personale degli enti pubblici. La manovra però dovrà passare al vaglio dell'ARS, che dovrà esaminare ed in caso approvare l'intera manovra in commissione di bilancio, che reimpiega 290 degli oltre 500 milioni rimasti in sospeso nella prima finanziaria operata da parte del commissario dello Stato. La filosofia della manovra bis è quella di finanziare solo gli enti collegati alla Regione, che devono pagare stipendi ai forestali. Infatti sono oltre 26.000 i lavoratori in attesa. Queste spese però subiranno un taglio del 20% rispetto ai budget stanziati a gennaio, mentre le altre voci di spesa previste a inizio anno verranno dimezzate o azzerate. Sicilia, tour della mafia. Le associazioni protestano contro lo spot. Grande sdegno per la pubblicità organizzata da una compagnia di viaggi inglese sul Sicily Mafia Tour.
Come si nota dalla locandina, vengono promessi 4 giorni di tour tra i luoghi più connessi a Cosa Nostra. Le tappe promesse dall'agenzia per i turisti inglesi sono Palermo, Monreale, Portella della Ginestra, Cefalù e Corleone. Al riguardo tantissima l'indignazione sul web. La Sicilia non è soltanto terra di mafia, ci sono tanti bei luoghi da visitare che vanno ricordati per altro, si legge tra i commenti. Qualcun altro invece difende questa idea sostenendo che i mafia tour sono sempre esistiti ed è un modo come un altro per attrarre turisti. Bagheria, Lega Ambiente. Sabato si parla di differenziata alla scuola media Ignazio Buttitta. Classi grigie e deprimenti, cortili tristi e inospitali. Il 15 marzo ci mettiamo le mani. Dipingiamo le scuole di colori nuovi per farle più belle e vivibili. Questa l'iniziativa del circolo Lega Ambiente Bagheria e dintorni che si terrà presso la scuola media Ignazio Buttitta di Bagheria sabato mattina con la presenza dei volontari. Gli studenti parteciperanno ad un laboratorio sulla raccolta differenziata con la decorazione di contenitori per la plastica, carta e alluminio, che saranno poi collocati nella scuola. Migliorare le condizioni degli edifici scolastici con piccoli interventi di manutenzione in una giornata di festa e condivisione tra ragazzi, insegnanti, genitori, associazioni ed enti presenti sul territorio. Questo è l'obiettivo della campagna nazionale Non ti scordar di me, un percorso educativo che propone Lega Ambiente da 16 anni con successo. Un laboratorio permanente di cittadinanza attiva per migliorare la vivibilità delle scuole, spesso non all'altezza del loro ruolo educativo e del diritto di benessere per chi le vive. Un'occasione per denunciare mancanze, chiedere edifici più sicuri e sostenibili. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani, un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, Amor Librorum, mostra di stampa e libri antichi e rari. Sabato 15 marzo 2014, dalle ore 10 alle 24, e domenica 16, dalle ore 10 alle ore 20, a Palermo in via Cavour 149, si terrà Amor Librorum, mostra di stampa e libri antichi e rari, presso la Galleria 149. Si tratta dell'unica mostra settoriale della Sicilia e di tutto il Sud Italia, che continua una tradizione iniziata nell'ottobre del 2006. 15 espositori provenienti da tutta la Sicilia presenteranno al pubblico degli studiosi, dei bibliofili e dei curiosi siciliani libri, stampe, fotografie, documenti autentici su cui è impressa la memoria del nostro passato, la non conoscenza della quale ci priverebbe della piena comprensione del presente. È possibile visitare la mostra di stampe e rarità bibliografiche pubblicate dal 500 al 900, immaginando di essere accompagnati da 15 guidi che conoscono ogni dettaglio e di quanto esposto per chi è oggetto dalla loro passione e del loro studio. Citando Umberto Eco, si potrebbe dire che in questo stato espositivo è depositata la memoria vegetale del passato, quella che sta in mezzo tra la memoria organica del nostro cervello, spesso incerta e fallace, e la memoria minerale del silicio dei computer, potenza ma fredda. Palermo, Festival Uniti. Si è svolta oggi, presso la sala meeting del Quinto Canto a Palermo, la conferenza stampa del Festival Uniti, un progetto che tende ad arricchire la nostra terra sul settore turismo ed economia. Anche Ficarazzi sarà meta di questo progetto e il festival di quest'estate sarà fondato sulla memoria e il ritorno alle origini.
Molti gli esponenti della politica siciliana, sentiamo cosa hanno detto ai nostri microfoni. In realtà per un circuito che ormai è regionale, questa iniziativa cerca di coniugare e di creare un sistema integrato fra gli eventi culturali e l'opportunità di avere anche ricettività turistica. Mette insieme sostanzialmente le esigenze dei turisti di arrivare qui, di trovare un'offerta anche culturale, quindi con dei festival che vengono scadenzati nel corso degli anni e che non siano soltanto delle isole del deserto, quindi festival che tu sai hanno una durata, un periodo cadenzato così da poter consentire anche ai tour operator e agli alberghi di poter pianificare nel corso degli anni la propria attività. Quindi un'opportunità di avere una razionalità all'interno del sistema, un'integrazione e quindi opportunità di lavoro e di sviluppo per la Sicilia. Festival Unito, un grande progetto che unisce tutti i paesi, ma non solo, anche le piccole isole. Figarazzi ne sarà beneficiato. Io spero di sì, nel senso che unitamente a tanti comuni delle Madonie e a qualche comune isolano, come per esempio il comune di Ustica, noi abbiamo presentato un progetto che riguarderà, diciamo, le nostre attività di intrattenimento legate giustamente ad uno, come dire, un richiamo di presenza turistica per quanto riguarda la nostra estate figarazzese del 2014. Una maggiore presenza turistica nel nostro paese per induzione comporterà necessariamente una crescita, diciamo, delle nostre attività e quindi una ricaduta senz'altro sul piano economico. Quindi Figarazzi sta crescendo? Io mi auguro di sì, nel senso che ripongo molte speranze nell'approvazione da parte dell'assessorato di questo progetto per far sì che il nostro paese entri a far parte di questo circuito, che è un circuito virtuoso, contrariamente a quanto accadeva in passato, senza voler polemizzare, dove con risorse, diciamo, seppur modeste, seppur piccole, però si ha la possibilità di creare, diciamo, come dire, dei flussi turistici superiori, in numero superiore, che possano dare anche, come dire, uno sviluppo, una maggiore capacità di spesa per quanto riguarda il nostro territorio. È da circolando che ho pensato di creare questo gruppo di festival, sono 10 festival, per intanto per prendere le distanze e fare un distinguo con chi in passato ha rubato in Sicilia. Noi abbiamo la presunzione di dire che siamo onesti, vogliamo lavorare nella trasparenza, vogliamo fare delle cose di livello e quindi, cioè, da noi non troverete gente del malaffare, ma del buon affare, di gente che vuole rilanciare il turismo in maniera seria, in maniera di progettualità. 10 festival, su quali paesi aveva puntato? Noi puntiamo da Castelbuono a Patti, a Palestrante, c'è Palermo, c'è Figarazzi. A Figarazzi abbiamo pensato un progetto che è legato tutto all'emigrazione ed è una cosa molto interessante perché noi, cioè, è puntata al turismo di ritorno. Il turismo di ritorno significa fare ritornare gli emigranti nel proprio paese e quindi per far conoscere alla quarta generazione di gente che vive in America o in Germania che la Sicilia è bella e quindi si può visitare. Quindi io per esempio per Figarazzi mi sto impegnando tantissimo perché sto collaborando con il direttore artistico del Festival di Figarazzi, con Nino che è con l'assessore, perché è una scommessa da vincere. Figarazzi è una scommessa da vincere e può dare frutti buoni sia da un punto di vista qualitativo. Una chicca ve la voglio anticipare: come spettacolo ci sarà un grande festival, un grande concerto con Pietro Montecorvino, una cantante napoletana, e poi una mostra del professore Marcello Seia legata all'emigrazione. E quindi è tutto, cioè è un festival pensato. Cioè io non sono abituato a pensare a delle situazioni dove mettiamo tante cose messe accanto. Cioè l'idea di un festival è quello di pensare, di dare un'identità anche a un paese. Per esempio Castelbuono, dove io a 17 anni faccio il direttore, sono il direttore artistico, oggi è conosciuta come la città del jazz. Per Castelbuono c'è questo festival e quindi mi piacerebbe che Figarazzi diventasse la città degli emigranti, dove si può festeggiare ogni anno tutti gli emigranti che sono in giro per il mondo. Anche Ustica Festival Unito, cosa ne trarrà di buono? Ma noi vorremmo farlo diventare un appuntamento annuale, questo festival, entrare dentro Festival Uniti per promuovere tra le attività anche questo programma nostro che si chiama Ustica, l'isola della musica, che già si svolge da un po' di tempo nella nostra isola, nella stagione estiva, e che, diciamo,
inserisce i vari spettacoli, i vari appuntamenti, che sono sempre di grande livello, di grande qualità, li inserisce nella stagione non in maniera casuale, ma ognuno con un senso, tant'è che alcuni degli spettacoli si terranno per esempio in piazza, altri si terranno sulla spiaggia, altri si terranno dentro il centro storico, in alcuni casi ci sarà musica, come dire, da piazza, appunto, rock, ma in altri casi ci sarà la chitarra acustica, in alcuni casi ci saranno anche delle persone che reciteranno. Insomma, pensiamo che l'idea Ustica Isola della Musica possa essere un modo per caratterizzare il tipo di turismo che vogliamo a Ustica, che è un turismo molto partecipato, molto attento anche alle tematiche ambientali, molto attento alla socializzazione. Ecco, non è un turismo caotico, è un turismo invece di chi si sa godere la vita. Ecco, questo noi vorremmo lanciare come messaggio. E abbiamo capito che questo sistema, Festival Uniti, abbraccia pienamente la nostra filosofia turistica e quindi ci aderiamo con grande convinzione. Riflettiamo. E acquisiamo le nostre energie e costruiamo qui in questa terra ciò che desideriamo. L'utopia è l'elemento di fondo dello sviluppo dell'uomo, quindi la fantasia, che ne abbiamo tanta, non dobbiamo perderla, ma acquisire quelle idealità e trasformarle in concretezza. Quindi cosa suggerisce al gruppo Festival Unito? Ecco, una delle cose più interessanti che io vedo, l'ho detto poco fa in sintesi, è quello di ritornare alla scuola del teatro siciliano, che comincia dal teatro greco, guarda caso, Siracusa ancora dimostra la capacità e la valenza di questo tipo di teatro, andare a recuperare la scuola di Angelo Musco, quindi la scuola comica della comicità siciliana, o tragicomica, perché mai la Sicilia è univoca nella sua espressione, è sempre equivoca. E mi piace ricordare un libro scritto da un piemontese: la Sicilia è una terra dei misteri, cioè non riesce a capirla immediatamente. E quindi io dico, ricostruire queste scuole, andare a determinare questa nuova grande potenzialità che abbiamo, che è anche il dramma o il melodramma, ricostruirlo e fare le grandi scuole di teatro, e questo diventa anche un elemento del turismo, perché rifare rivivere i teatri di pietra, come vengono definiti, o costruire nuovi teatri, o rilanciare la lirica siciliana, che è un altro degli elementi di forza, o il jazz siciliano, che è anche questo un elemento di grande valenza potenziale di attrazione turistica, significa andare a determinare un'unicità di visione del fenomeno. Cioè il Festival Uniti è la sintesi di questa idea, cioè la spettacolarità in Sicilia è un concetto unico, non può essere frammentato, e commettono un errore, si fanno dividere, perché il concetto di divide impera serve soltanto per farci restare dove siamo e non crescere mai. Dobbiamo avere l'orgoglio e l'intelligenza di ricostruire una nuova immagine e di mostrarci uniti e compatti nell'idea da realizzare. Noi chiaramente abbiamo cercato di dare una risposta a quelle che sono le nostre capacità ricettive. Abbiamo un buon target di clienti business che ci richiedevano anche la saletta, una saletta meeting, e l'abbiamo realizzata per rispondere proprio alle esigenze che abbiamo in termini di capacità ricettiva. Così, sempre con l'occhio attento alla struttura antica, perché abbiamo una struttura del 1500 che viene rispettata in tutto e per tutto, perché la proprietà ha cercato di proprio porre l'accento sulla struttura architettonica, eliminando quasi la presenza dei mobili, degli arredi, facendo sì che questi siano soltanto un elemento essenziale per esserci, ma fondamentalmente essenziale, quindi lasciando lo spazio libero di esprimersi. Quindi l'antico e il contemporaneo che si mischiano? Si fondano assolutamente in tutte le stanze, in tutti gli spazi della struttura, dalla spa fino ad arrivare appunto alle camere, alla senior suite o all'executive suite, che sono appunto la nostra novità di quest'anno. Tutto diventa questo mix di moderno che entra dentro l'antico, ma soltanto per esaltare l'antico.
Questo programma è stato offerto da... I nostri amici ed amiche che seguono il meteo.it, previsioni per venerdì 14 marzo 2014, sempre stabile l'alta pressione che ormai si è insediata sulla nostra penisola, attenzione a qualche nube in più sulle isole maggiori che darà delle piogge in Sicilia. Ecco il dettaglio grafico, al nord continua ad esserci un tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni con un clima decisamente gradevole per tutta la giornata. Raggiungiamo le regioni centrali, tanto sole vedete su tutti i settori penisolari. Insulari, sulla Sardegna assisteremo ad un aumento della nuvolosità su tutti i settori ma senza fenomeni degni di nota. Nubi sparse anche sul basso Lazio nel corso della giornata. Scendiamo infine nelle regioni meridionali, bel tempo ampiamente soleggiato anche qui soprattutto sui settori peninsulari. In Sicilia ecco avremo una nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse possibili su tutta l'isola, possibili anche dei temporali specie sul palermitano in serata. Anche per oggi nessuna precipitazione nevosa prevista. Venti tutti deboli, dai quadranti orientali sul Tirreno, più settentrionali in Adriatico. Temperature previste, temperature minime, vedete in leggero aumento, comprese tra i 5 e gli 11 gradi su tutta la penisola. Di giorno sarà più caldo ovunque, registreremo valori tra i 17 e i 21 gradi su tutte le nostre regioni. Benissimo, la previsione finisce qui ed è tutta positiva. Nella nostra pagina Facebook mettiamo alla prova le vostre conoscenze geografiche. Sapreste dire dove sono state scattate le foto che inseriamo? Alcune sono più facili, altre un pochettino più difficili. Certo, bisogna conoscere bene il territorio italiano, quello sì, ma voi siete bravi. Ti aspettiamo online. Ciao!